Eccoci qui nella sala del Castel Sant'Angelo, dove sono esposte alcune opere di Giacomo Manzù, tra cui questo cardinale che insieme al Davide che vedremo tra un momento furono esposte nel 1939 alla Quadriennale. Questo cardinale, secondo me, ecco, rappresenta come l'arte può anticipare e spiegare i tempi, perché questa espressione, questo modo di stare seduto, questa deformazione della mitria raccontano con largo anticipo quanto per la Chiesa fosse necessario un concilio di rinnovamento. Potente è questo Davide, che come i cultori del Signore degli Anelli come me ricorda un po' il Gollum, ma che in effetti è un ragazzo nudo, come veramente raccontato nella Bibbia, un ragazzino semplice, imberbe, non il colosso atletico che abbiamo visto tante volte nell'arte del 500 e del 600, e che con una sola pietra tra le mani e una fionda e la potenza, totale potenza dello spirito, riesce a sconfiggere Golia. Insomma, anche questo insieme al cardinale ci dà il senso di quella che è stata la storia in quegli anni.